Di Michele, dopo questa seconda asta qui in tribunale a Como è andata deserta, dottore, sì, purtroppo sì. Quindi adesso, allora, quindi la domanda cosa succede? Quindi adesso accettiamo offerte irrevocabili di potenziali interessati che avevano dato la loro manifestato la loro volontà di partecipare all'asta, ma che per vari motivi non avevano fatto in tempo, e quindi siamo disposti nell'arco di una settimana ad aspettare offerte irrevocabili d'acquisto. E qualsiasi cifra, la domanda no, è questa. Qualsiasi cifra, che sia una cifra che comunque rispecchi quello che potrebbe essere la prossima asta, che andrebbe a circa 300.000 euro, quindi insomma offerte che siano almeno uguali o almeno superiori a quella della prossima asta. Questo ci consentirebbe di accelerare i tempi per la migrazione del Calcio Como dalla procedura fallimentare a una nuova società. Come si fa ad andare avanti a questo punto? La prospettiva? Va avanti facendo salti mortali, andremo avanti, non c'è problema. Parlerà la squadra, parlerà ai giocatori? Oggi pomeriggio alle 4 sono a Orsenigo e parlerò ai giocatori, cercherò di tranquillizzarli e mi raccomanderò di metterci come sempre il massimo impegno per mantenere alta la posizione, mantenere la posizione di classifica e magari migliorarla. Se qualcuno, ultima cosa, se qualcuno dovesse manifestare l'intenzione di voler andare via in una situazione del genere? In una situazione del genere valuteremo tutte le opportunità che si presentano, sia in termini di offerte da altre società, sia in termini di possibilità di scambi, cose che comunque rimando al direttore sportivo perché è sicuramente più competente di me in questo campo. Grazie dottore. Grazie a lei, arrivederci.